Ciao ragazzi, bentornati su Creemax. Fai l'apertura adesso. Anche se ricorda, ma l'intro è nostra. Scusate. Ciao ragazzi, bentornati su Creemax Carpisci, ragazzi. Oggi insieme a Oscar Brugger di Corda. Sì, siamo riusciti, ragazzi, finalmente a portarlo in sessione con noi. E dove siamo qui? Dove siamo? Allora ragazzi, abbiamo scelto di tornare a Osi Ponte Molino. Avete già visto questo lago in un nostro video e abbiamo voluto ritornarci un po' per riscatto, un po' perché comunque con Oscar volevamo scegliere una location molto bella. Qui sappiamo che il posto è molto bello, curato. Abbiamo portato chi fa le big, di la verità. Sì, perché di solito noi facciamo le carte quelle, no? Lui fa quelle grosse, vogliamo vedere le grosse. No. Allora la speranza è quella che in questo video riusciamo a far vedere i tori. Sì, li facciamo, no? Speriamo. Come speriamo? Noi le facciamo. Sai, agosto per me è il peggior mese per catturare le carte. Quindi ne abbiamo scelto agosto. Ecco, se non piove è il mese sfigato, vabbè. Ottimo. Ragazzi, ce la metteremo comunque tutta, quindi sarà un video ricco di consigli, ovviamente. Abbiamo Oscar, lo sfrutteremo, chiederemo tante robe a lui, cercheremo di mettere le più importanti a video. Perché ragazzi, voi avete sempre visto i video di Oscar fatti e finiti, non avete mai visto Oscar un po', diciamo, stravaccato nella branda? Ed è quello che noi cercheremo di farvi vedere. Miacco alle 3 di notte, noi vi faremo vedere tutto, ragazzi, di Oscar. Bene, ragazzi, quindi allora devo stare attento a quello che faccio. Devo stare molto attento. Cause di ritorsione. Comunque ragazzi, siamo in pesca già da un'oretta e mezza a due. Ci siamo presi il tempo giusto per mettere le cose al suo posto. Tende, campo base, calato le canne coi barchini. Quindi ci siamo messi con calma a fare tutto. E suona un telefono, è quello di Oscar, non c'è problema, tutto reale ragazzi. Comunque adesso vedrete qualche immagine, ragazzi, di come esatto. ci siamo organizzati, esatto. come siamo preparati. Poi ovviamente domani, con la luce del sole, cercheremo di darvi più spunti possibili su come è stata impostata questa sessione, sia da parte nostra che da parte nostra. Ma glielo vuoi dire che facciamo ben due notti stavolta? Sì, ragazzi, facciamo due notti ragazzi! Quindi non perdiamo tempo, andiamo un attimo a ricontrollare che tutte le canne siano in ordine. Il video inizia, ragazzi. Inizia da qua. Via, a dopo! In questo video, ragazzi, ci saranno degli spezzoni dove sarà l'angolo di Oscar. Quindi andremo, come accennato nell'apertura, a spiare Oscar un po' nell'intimo, nelle sue cose private, nella tenda, mentre si fa da mangiare. Quindi il primo angolo di Oscar sarà dedicato al cibo. Ed eccolo qui, ragazzi, che sta preparando. Cosa stai preparando, Oscar? Sto preparando il piatto Minelli. Il piatto Minelli me l'ha fatto vedere Luca Minelli quando siamo andati a toccare in Francia, e in estate lo mangio praticamente tutti i giorni quando vado a pescare. E è composto da oggi solo quattro ingredienti, di solito ci sono quattro: farro, tonno, mozzarelline, aceto balsamico e mancano i pomodorini. Comunque questo non è esteticamente, non è il massimo, ma questo è il piatto Minelli, veloce, sano, che dà energia. Lo mangio sempre in estate, tutti i giorni quando pesco. È buono, lo consiglio. E te cosa mangi? Noi ragazzi invece siamo attrezzati, super attrezzati, anzi Pringles, patatine croccanti, Red Bull, e questo è il piatto che mangiamo ogni volta che siamo fuori. Noi siamo rapidi. Noi siamo zingari, diversi. Lui si porta l'aceto balsamico, noi ci portiamo la Red Bull. Lui si porta le mozzarelline e il tonno e noi abbiamo le Pringles. Lui si porta i pomodorini e noi abbiamo le patatine. Buone. Tasto buono. We'll be right back.
Allora ragazzi, abbiamo visto Oscar che ha messo due pali con le Starlight lì, adesso ci spiegherà un attimo perché, ovviamente a cosa servono, ma un po' possiamo anche intuirlo, ma ce lo spiega ovviamente lui. Allora sono due picchetti che ho posizionato dopo che sono arrivato, dopo che ho sentito il fondale sotto gli spot, e li ho posizionati nella direzione dei miei spot, quindi sono i miei marker, quindi sono due picchetti dove ho fissato con del nastro adesivo due luci. Queste luci si trovano su Amazon, mi sa che 100 pezzi costano 20 euro, e così so di notte esattamente in che direzione devo lanciare, così posso essere preciso anche di notte, anche se devo passare con lo spom. Quindi è una cosa che faccio sempre quando la sponda apposta non è troppo lontana, una cosa molto utile soprattutto anche in inverno quando alle 4 inizia già a far buio. E sì, grazie a queste luci sono super preciso anche di notte. Com'è, Cri? Senti qualcosa? Ah, adesso però si fa sentire. Adesso però inizia a farsi sentire. Eccola, è partita. Può essere un Amur? Ma le testate non le vedo dare, però. Però si sta agitando adesso. Se vediamo, è qui sotto, sai, perché guarda, sono qua sotto. Ok, bene. Tra un po' vediamo cos'è quello lì. Vediamo se si riesce a vedere. Guarda che è profondo qua sotto, Lo so. Quindi ci vorrà un po' per farla vedere. Guarda dove vanno, guarda dove vanno! Tutto sotto il canneto vanno. Cioè, sono a 20 cm dalla riva. Sì. Ma è tanto fondo qua sotto. La profondità che c'è qui sotto per. Sì. Ma ti stancherai anche. Comunque ragazzi, le specchi. Non so perché hanno una massa incredibile. Sì. Guarda che roba, guarda. Lo so, Cri, lo so. Lo so. Adesso ti forzo un po', tanto 3,5 libbre di canna. Ed eccola. Sì, Cri! Sì! Preso, ragazzi. Ed eccoci qui ragazzi, una bella specchi, adesso me la faccio vedere, però vado meglio a girarla di qua, eccola qui, bene, l'acqua è caldissima. Eccola qua, una bellissima specchi di Osi Ponte Mulino, bella tozza che ha fatto una partenza anche molto strana, perché partita incalata, poi sembrava fosse veramente un pescetto piccolo, invece è arrivata questo bel pesce che adesso vi faccio vedere la livrea sola che è sopra, che è stupenda. Bene, credo abbia mangiato su un tuo innesco buffer bilanciato, cos'era? No, era una link affondante con chicco di mais finto sopra, credo. Ecco, quindi anche qui ragazzi, inneschi piccoli. Bene. Sì, era del 15-16 la pallina.
le rimettiamo nell'acqua e speriamo ci vengano a trovare Big Mama anche più grandi di queste, ragazzi. Però credetemi, sono veramente felice anche di questo esemplare qui. Bene ragazzi, adesso andiamo a rifare la calata. Ovviamente era stata calata col barchino, quindi la ricaliamo col barchino. Adesso accendiamo con le luci e andiamo a calare. Cos'è che è? Cosa? Il mistruglio qua? Peccato. Scioccato, boilers, mais in scatola ovviamente. Bene, ragazzi. Pellettone e ovviamente smart liquid a go go. Andiamo a calare. Allora, qui metto giù la canna e partiamo col barchino. Tanto cattiva. Chi sono qui? 4 quasi. E ciao ciao sonno. Poco prima, ragazzi, era suonata la mia canna. Che speriamo nella big, raga. Big Mama delle 4:30. E canna impiega le 4. Ma che cavolo? Mamma mia, quanta ne ha, ragazzi. Ho sentito subito un muro, Con le 10 piedi, poi i combattimenti ovviamente... È un po' più intenso. Sono ancora più interessanti. Questa qua era quella che ho calato a 140 metri, se non mi sbaglio. Era più lontana. Sì, era quella che abbiamo calato col barchino in fondo. Esatto. Ragazzi, si è presa tutto il filo, è andata tutta a sinistra, sono uscito subito dalla tenda, quindi... Ma la sento veramente pesante, ragazzi, veramente pesante. Poi magari, solito, è piccola, ma la sento pesante, ragazzi. La sento veramente pesante. Se è piccola, ha una forza tremenda per stare sul fondo. Attenzione, potrebbe essere anche un siluro. No. Ce n'è qualcuno qua dentro, purtroppo. Quindi potrebbe anche essere. Però non l'ho mai visti in foto, quindi... No. No. Lo sapevo io. Lo sapevo. Siluro, ragazzi. Un attimo, gli do una mano. Allora ragazzi, eccolo qua. Un siluretto. Si è pappata tutta la pastura di Max. E basta, adesso lo liberiamo e evitiamo anche di tirarlo su, quindi. Se l'amo lo buttiamo, perché. Comunque, saluta in camera. Ciao a tutti. Mi sono fatto vivo anch'io. Alle 4:30 così. Eh sì.
Buongiorno ragazzi. Allora, noi ci siamo svegliati non po', abbiamo ricalato le canne e adesso andiamo da sti due che sono qui, che stanno blaterando non so cosa. Tattiche. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, qualcuno ha dormito alla grande stanotte? Chi? Qualcuno. Si è perso anche il siluro. Cioè proprio russava che era un piacere. Questo non è vero, però non ho sentito né la carpa né il siluro. Sì, quello è vero. Ho dormito bene. Ha dormito bene, c'era freschino. A proposito, dopo devo dire una roba. Comunque, cosa, niente. Una barzelletta? No, sul sacco a pelo, ma dopo lo dico. Niente, la serata di ieri, un pesce per Cri, un siluro alle 4 di notte, che purtroppo sembrava un bel pescione, invece era solo un siluro, peccato. Stamattina sveglia presto perché il sole punta proprio dentro le tende, a parte Oscar che si è alzato 3 minuti fa. E... Oscar mentre faceva il combattimento diceva dai che big mama, dai che big mama. E niente, non abbiamo sentito né salti, Oscar, vero? Non c'è stato movimento stamattina. Strano, sì, guarda, molto strano. Perché alle 5 e mezzo ho già il sole in faccia perché ho portato l'ombrellone, quindi alle 5 e mezzo ero già sveglio. Ho osservato un po' lo specchio d'acqua, ma non ho visto niente. Niente, calma, zero, piatta. Neanche un salto. Invece ieri sera ho visto qualche salto sul mio spot di sinistra, però... Non ci danno. No, per questo ho cambiato gli inneschi, magari... può cambiare qualcosa, però sarà, penso, una sessione difficile. Difficile, quindi dobbiamo andare a cercarle le carpe e, come diciamo sempre, il carp fishing non è statico ma è dinamico. Bisogna che le inseguiamo, sì, perché ci sono, quindi devono per forza uscire. Anche noi, io e Cri, abbiamo fatto... cos'è saltato là sul tuo spot, Cri? Sì. Abbiamo fatto dei cambi tattica, Cri ha proprio cambiato totalmente l'idea di approccio. Io invece mantengo fiducioso alcuni spot che ho trovato ieri e basta. Adesso... Io direi che adesso prendiamo a uno e spiegate un po', sì, quelli che sono stati i rig, gli inneschi, gli, sì, approcci. Sì, sì, sì. Okay. Ok? Va bene. Bene. Capo, bene, sei tu, a posto. Ciao ragazzi, questo è il mio campo base, messo un po' giù a cavolo ieri sera, ero un po' stanco, un po' sbilenco, ma... veramente una bella dormita ho fatto anch'io. Ecco, ci tenevo a dire una roba. E stanotte ho dormito col sacco a pelo. E voi direte, madonna, sacco a pelo con sto caldo qua. Vi ricordate che vi abbiamo detto che abbiamo preso il sacco a pelo 5 stagioni? Beh, ragazzi, effettivamente la parola 5 stagioni ha un senso, perché sia io che Cri, sotto la copertina, sotto il sacco a pelo, non abbiamo avuto caldo e siamo stati veramente bene. Quindi... sì, lui è venuto a trovarmi, io poi sono andato a trovare lui. Okay. Tu dormivi, non sai cosa abbiamo fatto a te, ma non importa. Sì, no, hai fatto bene. Sì. No, ma io e lui ogni tanto una capatina la facciamo. Quindi, ottimo acquisto, ragazzi, veramente consigliato, perché non avrei mai pensato nella mia vita di dormire in un sacco a pelo in piena estate con Cri. Comunque è saltato un'altra carpa sugli spot che abbiamo scelto. Vi faccio vedere come mi sono posizionato un attimo io. Allora, ho una canna di sinistra. Ho una canna di alla mia sinistra adesso, ma sarebbe alla mia destra dopo. Sempre sotto un albero che c'è là in fondo. Quindi ho deciso di lasciarla là perché ho visto movimento anch'io e sono fiducioso che possa partire. Tra l'altro, se non sbaglio, Cri, il siluro l'ho preso là in fondo stanotte, però la carpa che hai fatto tu ieri l'abbiamo fatta su questa canna, se non erro, quindi sono fiducioso anche se è partito solo un pesce. Queste due canne invece, la prima sono su un plateau a 40-50 metri circa, dove c'è un dislivello da 5 metri, 4,9 sale fino a 4,2-4,3, quindi è il classico plateau dove le carpe dovrebbero bazzicare e alimentarsi. Su quella invece di sinistra sono andato questa volta, quindi cambio approccio rispetto a ieri, un po' prima del plateau, proprio dove inizia il famoso gradino che inizia a salire, perché ho visto con il dipper che c'era movimento di pesce
e ho provato a lasciarla lì. Vediamo, è la prima volta che la calo là, perché ieri l'ho calata sulla sponda in fondo, mentre per la notte l'ho portata sotto l'albero che c'ho qua, che non si sa mai. Rig, sto usando uno spinner rig e dei rig semplicissimi, degli air rig, e come esche ovviamente delle bilanciate e delle affondanti accompagnate con un chicco di mais, tutto qua. Come sto affrontando questa sessione? Ieri quando sono arrivato mi sono preso un'oretta per fare il plumbing e ho trovato, anzi cercato, due spot che mi ha consigliato un ragazzo che ho conosciuto l'anno scorso ad un evento, un ragazzo che qui ci viene spesso. L'ho contattato la settimana scorsa su Instagram per avere qualche dritta e sì, ho trovato questi spot che lui mi ha consigliato per questa postazione. Sono sì, due spot che si trovano nel sottosponda, proprio lì dove inizia a salire ho lanciato i miei nesi, quindi sicuramente sono punti di passaggio. Purtroppo non ho ancora preso niente, Max ha preso una bella carpa, anzi scusate, Max ha preso il siluro e Christian ha preso la carpa. Io non ho ancora preso niente, però spero che prima o poi toccherà anche a me. Comunque sono abbastanza fiducioso, però devo dire che fa molto caldo, secondo me le carpe non sono molto attive, però vedremo. E sì, siccome non ho preso niente, ho deciso di spostare una canna, perché ieri ho pescato con tre canne in questi due spot. La canna a destra l'ho spostata più a destra, sempre sotto sponda, lì c'è stato un po' di attività stamattina, così ho deciso di metterla lì. Sì, queste due canne qui, la canna a destra e la canna centrale, queste le ho già rilanciate, adesso recupero la canna a sinistra e poi vi faccio vedere la montatura e gli inneschi. Invece ragazzi, io sto pescando nel canalone del lago, quindi loro pescano nella parte più aperta e sto pescando, diciamo, nella parte del canale. Allora, io ieri cosa ho fatto? Sempre sotto consigli ho ovviamente calato tutte e tre le canne sotto sponda, quindi molto a ridosso dei canneti. Questa mattina invece ho voluto provare a cambiare un attimo, e perché ieri pescavo con dei combi rig e ho usato delle Tiger come innesco, tranne in una canna che ho usato una bilanciata Waftered, mi sembra Essential Cell, e ho visto che non mi ha dato risultati negli spot, quindi stamattina ho detto proviamo a cambiare, perché comunque sia è un lago e bisogna capire dove mangia il pesce e dove gira. Questa mattina l'approccio è stato quello di fare tre bombette, perché comunque è un lago, perché comunque è pressato, quindi secondo me sono abituate alla bombetta, questa è un'idea mia. Quindi stamattina ho fatto tre bombette e ho scelto di calare solo una canna, ovvero questa a ridosso di, adesso non so se si vede a video, comunque lì c'è un albero e ci ho calato veramente molto vicino, e ho usato tutti e tre i inneschi bilanciati. Invece queste due canne qui ragazzi, ne ho calata una al centro e una proprio appena c'è la discesa dove c'è il primo letto, in quel punto ho calato la seconda canna. È molto pulito, cosa che invece non ho trovato ieri nei canneti, perché quando stamattina ho tirato sulle canne ho trovato i piombi tutti sporchi di nero, quindi vuol dire che a ridosso lì c'è dello sporco, quindi ho provato a fare questa cosa, adesso vediamo se sta pagando. Mi sono messo qui vicino a questa canna ragazzi, perché ci ha già dato due o tre volte, quindi speravo partisse, ma evidentemente solo qualche piccola tocca. Bene. E allora ragazzi, siamo qua con Oscar che ci spiegherà il suo terminale. Mi sono seduto qua per un motivo, perché poi ho una domanda da fargli. Intanto ti lascio parlare Oscar. Te lo dico già, non sono più single, sono sposato e ho due figlie. Vabbè, resto qua lo stesso. Se vuoi ti spiego la montatura. Vabbè. Se ti interessa anche. Sono rimasto un po' deluso, ma. No, ragazzi, stiamo scherzando come tutto il giorno, no? No, io no. Vai Oscar, tranquillo. Allora, come praticamente sempre, spinner rig, però con una piccola modifica, con un D-Rig kicker. L'amo è un long shank micidiale, è diventato il mio amo preferito, e come sempre
boom, da 25 libbre, un po' di pasta in tungsteno, il cog come sistema di piombo, sono passato al cog per fondali duri e abbastanza duri, tubetto anti-tangle e sulla lenza madre un po' di pasta in tungsteno, perché dobbiamo evitare che i pesci vengano in contatto con la nostra lenza madre. E sì, in poche parole, questa è la mia montatura. L'enesco è una piccola bilanciata, essential cell, inzuppata di goo isotonic e passion fruit, queste qui. E sì, e in bobina ho il contour fluorocarbon. Io ho una domanda. Ok. Nei tuoi video, che ovviamente tutti guardiamo e anche noi ovviamente guardiamo per imparare, avevi detto che se dovessi scegliere una montatura da qui a tutta la vita, sceglievi la montatura a elicottero. Cosa è cambiato? Danny mi ha aperto gli occhi. A luglio sono stato in Olanda per dei meeting, in corda, dove c'era anche Danny. E la sera, quando siamo stati a cena, ha parlato del nuovo progetto Underwater, che girano sott'acqua. E l'hanno girato questa primavera, uscirà il prossimo anno, quindi Danny per mesi ha osservato le carpe in acque pressate e mi ha detto tantissime cose, però ha parlato anche della montatura elicottero, che è sempre stato il mio sistema di piombo preferito, però hanno scoperto in queste riprese che i pesci con praticamente tutti i sistemi di piombo riescono molto spesso a sputtare l'innesco, soprattutto con la montatura elicottero. Però un altro problema della montatura elicottero è che poi il nostro rig non si resetta sempre da solo con un terminale rigido, però in questo caso qui si separa sempre dal piombo e questo è importantissimo. Invece con la montatura elicottero hanno visto che il rig cade spesso o quasi sempre sopra la nostra lenza o sul leader. No? E così i pesci, quando vogliono aspirare l'innesco, vengono in contatto con il nostro filo e ovviamente questo lo spaventa. Una volta che sanno qual è l'innesco, bruciato lo spot. Sì, no, questo no, ma no, non lo toccano più. Non lo toccano più. Quindi un'altra cosa, le carpe vedono benissimo, soprattutto in acque limpide. Un'altra cosa che mi ha detto è che su fondali molto duri e puliti, quindi sulla ghiaia, in acque pressate le carpe non mangiano pop-up o bilanciate che sono sollevate dal fondo. Perché? Perché non si muovono come le altre boilista pastura. Si muovono di più. Ok. E le carpe furbe sanno che l'innesco. Quindi sono cose molto interessanti. Quindi su fondali due, ragazzi, Danny vi consiglia, e anch'io da quello che ho visto, è meglio utilizzare affondanti o se no bilanciate che non galleggiano troppo. È importante che la nostra esca tocca il fondo, deve toccare il fondo, sì, deve si mischi il fondo con quelle che ci sono, sì, vicino. È importante che tocchi il fondo. Bip. Sì, dobbiamo far sì che tocchi il fondo. Ok. E una cosa, e per questo si prende spesso anche solo di notte, perché ovviamente di notte vedono meno. Di giorno ho visto che bilanciate o pop-up che si muovono troppo vengono vietate, evitate. Ok. Non mi ricordo, perché prima ti stavo osservando su questo terminale, se l'hai già spiegato, questo pezzettino qua. Allora, se acquistiamo il kit per il COG, sì, c'è anche questa trave lì in LETCOR, okay, che serve per questo sistema, perché qui abbiamo questo, il COG, quindi Center of Gravity, centro di gravità. Questo perché il nostro rig è attaccato alla parte più pesante del piombo. Quindi all'ama medio. Sì, possiamo dire che fa una ferrata più immediata, più decisa. Immediata, e forse sicuramente è il sistema di piombo più efficace. Mano. Perché la carpa sente subito il peso totale del piombo. E nella fase di combattimento questo si sgancia e abbiamo un classico ball trick. Bene.
Come vedete, ragazzi, c'è sempre da imparare qualcosa. C'è sempre da imparare qualcosa. C'è sempre da fare qualcosa. Per me, per anni, la montatura elicottero era la mia prima scelta, però si può imparare sempre qualcosa, soprattutto da pescatori come Danny Fairbrass. E da lì si può sempre migliorare. Vedere i pesci sott'acqua e come si comportano sui nostri spot sono delle info... Bene, quindi allora aspettiamo tutti il nuovo Underwater. Uscirà nel 2024, ci sono tantissime cose da vedere, da imparare, da seguire. Le carpe sono furbe. Ne sono sicuro che anche questa sessione le carpe sono passate non so quante volte sui nostri spot. Immagino. Non abboccano, perché non lo sappiamo, però... Se lo sapessimo non sarebbe più così divertente. Esatto. Bene ragazzi, detto ciò, la sessione prosegue. Per l'angolo di Oscar, oggi ragazzi, la colazione. Vediamo come Oscar, te l'ho detto che... Vediamo come Oscar fa colazione la mattina. Conti di essere il grande fratello, Oscar. Guarda, la colazione è sempre la stessa. Da quanti anni ormai? Un anno. Porridge, mirtilli e crema proteica. E uno smoothie. Smoothie. Questa è la mia colazione. Quindi Oscar la mattina mi fa la colazione proteica. Che e voi? Le big. Voi cosa mangiate? Pringles? Patatine e Red Bull. No, la nostra colazione è un po' più all'italiana. Cornetto, caffè e via andare. Cioè, lo sai che potrebbe essere la pastura della quarta casa? So che... Però... Dà energia. Non è bello da vedere, però... È buono da mangiare. Sano, buono. Sì, ve lo consiglio. Bene. E dopo il piatto Minelli c'è la colazione. Un bip. Bene. Allora, vi faccio un attimo vedere come sto preparando la pastura che uso quando vado a calare col barchino. Nulla di eccezionale, ingredienti poveri come pellet e del semplice fioccato. Ci butto dentro anche qualche link, qualche boilless, in modo che vada a riprendere quello che è il mio innesco, e ovviamente vado a bagnare tutto con lo Smart Liquid. Questo qua è quello nuovo, lo Squid, perché sto pescando pescioso, quindi vado a insaporire il tutto con qualcosa al pesce. Una bella mischiata e lascio fermo per un 20 minuti, mezz'ora, in modo che si riprendano tutti i liquidi usando anche l'acqua del lago, e dopodiché la pastura è pronta, quindi la faccio al momento. Adesso fra un po' ho intenzione di calare di nuovo una canna, voglio spostarla leggermente, quindi al momento, all'occorrenza, mi preparo la mia quantità in modo che poi non resti lì troppo, perché c'è anche sole, quindi non vorrei che perdesse la sua efficacia, il suo effetto, e basta. Cree intanto si è tirato giù i pantaloni e mi fa vedere il fondoschiena pensando di distrarmi, ma non è così, sono concentrato ragazzi sulla mia pastura. Bene. Ok ragazzi, sto mischiando tutto il preparato, chiama ancora un po' di acqua, quindi lì la buttiamo, tanto so che se poi ce n'ho in più di acqua aggiungo del fioccato, ma ormai ho preso le misure e quindi ci siamo. Adesso il fioccato assorbirà tutti i liquidi, anche il pellet, e questo poi è pronto per essere calato e siamo a posto. E questo è il risultato, ragazzi, una colazione quasi in stile Oscar. Oh Oscar, dimmi se non è uguale alla tua colazione sta roba. È uguale, ma molto molto simile. Allora molto, ti molto dico simile. Ho ti messo dico... del porridge, dei croccantini cioccolatosi e ho mischiato il tutto con un po' di crema alla vaniglia. Ah ok. Sì, proteica. Mancano i mirtilli.
mancano i mirtilli effettivamente, ma guarda un po', ecco qua i mirtilli, signori. Dammi un voto, eccoli qua. Prima, diciamo, senza i mirtilli ti volevo dare un bel 3. Sì. Però ora con i mirtilli è un 10. Ragazzi, voto 10. I mirtilli, mamma mia, sono i mirtilli. Che pastura, guarda. Assomiglia veramente a se fosse una carpa, avvoccherei subito. Ma subito, eh. Assomiglia veramente al tuo colazione. Un po' sì. Cri, vuoi assaggiare? No, no. Va bene. E allora non ci resta che ricalare una canna. Perfetto. Ragazzi, ne approfittiamo un attimo, finché Oscar è andato un attimo, si è spostato di ufficio. Sì, non sappiamo dove è andato, ma... Ne approfittiamo un po' per andare in casa Brugger. E adesso vi facciamo vedere un po' quello che Oscar ha nelle borse e quant'altro, adesso ve lo mostriamo. Allora, ragazzi, come vedete, Oscar non c'è. Quindi noi adesso ne approfittiamo per andare nella sua casa. Casa Brugger, signore. Vai, apri tutto, apri tutto. Apri intanto tutto. Sento che c'è un profumo di fruttato incredibile nella tenda. La nostra sta da puzze e robe varie. Apri. Take all box. Ragazzi. Ok, ho già fatto il primo danno. Perfetto. Perché è caduto tutto. Perfetto. Speriamo che Oscar non si arrabbi. Take all box di Oscar, ragazzi. Ok, ho fatto il disastro. Vabbè, già ho visto una cosa che non abbiamo e che non ha nessuno, credo. Cos'è questo? Quello, sì. L'accendino di corda. No. Ah, quello per bruciare, per fare no. Terminali pop-up. Questo per regolare i singlets. Un accendino. Il LED che ha montato sui picchetti. Abbiamo una sezione qua dove c'è tutti i Kamakura. Comunque molto ordinato, eh? Sì, tutti filati. Beh, sembra la mia. Andiamo a spulciare qua dentro, qui. Si apre, apre tutto. Guarda qua, montatura elicottero. Apri. Crimp, balance weight. Questi qua. Ah, si è preparato. I terminali, quelli per il nuovo terminale che uso, penso, se non mi sbaglio. Sì. E vabbè, poi. Qua c'è tutta minuteria. Ok, vabbè, cassettina. Ok, apri, aspetta che... Sì, ne faccio il danno di nuovo. Ok, chiusa, vediamo qua. Oh, aspetta, quanti ragazzi di voi hanno detto ma chissà cosa avrà dentro le borse, chissà cosa avrà dentro. Oh, beh, intanto andiamo a vedere quali sono i suoi go che si porta dietro, vediamo un po'. Ah, i suoi gusti preferiti, vediamo. Wonderberry. Questi sono i go che usa Oscar, ragazzi. Passion fruit, species squid, tonic, frutti di mare. E poi banotte. Le compa cos'è? Va bene, aspetta che io chiudo, che sennò magari sai che lui è precisino. Poi qua dentro che cosa c'ha, vediamo. Ah, un po' di riserve. Sì, giusto qualche amo, perché altrimenti che restiamo senza ami. I Q, i boom. Sì, giustamente lui dice, metti che ne finisco una scatolina. E poi questa sotto c'ha il doppio fondo. Ah, sì? Sì, sì. Andiamo a partire su. Arco, gira, si è incastrata. Ah, qua dentro. Ah, c'ha tutto un paio di riserve, dei terminali, delle batterie. Vabbè. Qua ci devono essere altre robe interessanti. Ok. Ok. Questo lo rimetto qua. Pronta, perfetto. Perfetto, qua dentro non si sa cosa c'è. C'è una piccola qua, ci sono altre compact, vediamo dentro. Guarda qua. Tutti i sugherelli per le sue pop-up. Senza roba, ragazzi. Sì, mi sembra quasi che lavori in corda. Sì. Qua a fianco c'è uno smart liquid. Ok, vabbè, qua insomma c'è tutta la sua attrezzatura. Vediamo qua dentro cosa c'è invece. Qua c'è la felpa mesh. Dici? Sì. Ah, c'è l'abbigliamento qua. Sì. Ah, sì. Qua i pantaloni sgommati. E ci sarà la felpa mesh da qualche parte, dai, Oscar, tirala fuori. Questa qua è la magliettina quella per l'estate che usa sempre Danny Firebrass, mi sembra. Sì, c'è un asciugamano. Ah, qua c'è l'asciugamanino per fare il bidet, probabilmente. Vabbè, insomma, è tutta roba che si portano i comuni mortali alla fine. Qua cosa abbiamo, ragazzi? Insomma, chiavi della macchina. Visto che possiamo, diciamo un attimo. Fanno anche la crema solare. La crema solare, sì, Danny Firebrass penso che sia su questo argomento molto. Poi, giustamente, c'era qualche pastiglietta per il mal di testa. Giustamente, perché sì, una torcia.
qua c'è la zona cucina. Vai ragazzi. Zona cucina. Qua abbiamo le selezioni di esche che sta usando in sessione, quella per i piombi. Ah, vediamo qua dentro cosa c'è qui. Guarda qua. Tanta roba buona, questo penso sia isotonico. Sì. Sì. E anche lui comunque copertina, eh. E anche lui, ragazzi, guardate come noi stanotte ha usato la copertina. Queste probabilmente sono fatte apposta per... Che ricorda poi quella coperta lì. Che ricorda. Chissà se è una novità, magari non possiamo neanche farla vedere. Vabbè. Comunque... Lettino. Tanta roba. Sì, sì. E poi ovviamente qua c'è tutti i secchi delle pasture e quant'altro. Sì. Qua si prepara la sua razione. Abbiamo spulciato un po'. Bene, ragazzi. Quella poi dovrebbe servire per pesare... le bestie, ma vediamo che arrivino. Bene, ci sono fatti un po' gli affari di Oscar. Ci sta. Alla fine è un comune mortale come noi, quindi si porta dietro tutto quello che ci portiamo noi, ovviamente in quantità più elevate, perché essendo nel campo lui deve avere sempre tutto di scorto. Ah, beh, poi ragazzi, manca sta parte qua. Tutto il territorio di Oscar questo, eh. Con bottiglietta annessa. Waters. Vediamo cosa beve. Ah, lo smoothie. E qui poi c'ha il sacco per l'immondizia, ragazzi, sempre. Canna da marker e canna da sponda. Bene, ottimo direi. Sì. Allora, canna jolly, ragazzi. Stavamo appunto discutendo su questa canna se rilanciarla o no, ma il buon Oscar mi ha detto che a volte la canna su cui punti di meno può regalare delle gioie. Vediamo di cosa si tratta adesso. Questa era sul sottosponda, tutta alla mia destra. Una bella partenza sicuramente. Allora, ci siamo quasi, ragazzi. Non so perché, ma ho la sensazione che possa essere un amor, perché viene tanto verso di me e poi riparte facendo delle piccole scuriate. Però mi sbaglio come al solito, magari, ed è una fantasia. Certo che sentire suonare il decking quando meno te l'aspetti, però. Guarda che giro d'acqua che ha fatto. Sì. Mamma mia, tira un filo da torcere sti pesci. Ottimo. Vediamo di cosa si tratta. Bellino, una bella specchia. Ok ragazzi, allora, un po' d'acqua e andiamo a vedere questa piccola specchiotta che è caduta sulle link dippate con il doppio go. Un bel combattimento, mi ha dato filo da torcere e anche dei bei colori, delle belle pinne colorate da qua. Molto molto carina, belle combattive, carpe che piacciono a noi. Andiamo a rilasciare il pesce.
eccolo, e se ne va, e se ne va negli abissi, signori di Ponte Molino. E andiamo, e andiamo, andiamo a prenderne altre, andiamo. Ok ragazzi, carpa per Oscar. Avevamo appena ricalato questa, mi sembra. Cala destra, sì. Cala destra. Una piccola bilanciata. Central cell. Zuppata di due gu. Isotonic e pesce. E come in quasi tutti i laghi, con la combo funziona. Perfetto, Oscar. Questo sia il pesce piccolo. L'importante è che parta. Poi non dipende da noi. Forse quello. Le tue ciabatte che portano. È vero o no? Da quando le ho messe c'è stato c'è stato un cambiamento. C'è anche un odore di formaggio, però. E si è alzato anche il vento, quindi. Perché ovviamente non può mai mancare nelle climax session il vento. Bene. Che ami stai usando, Oscar? Longshank X. Ok, dopo ovviamente faremo vedere anche il terminale. Mamma mia, che arrabbiate! E ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo. Bene. Eccola qua, una piccola specchi, presa con la canna destra, uno spot che si trova sotto sponda, uno spot molto interessante, mi piace molto. E sì, spero che, o meglio, via tua mamma che l'aspetto. Cree sta ridendo, quindi per favore non dire quello che stai pensando, perché so cosa stai pensando in questo momento. Puoi anche dire a tuo papà che lo aspetto, non solo tua mamma. Le rilasciamo e poi ti lancio la canna. Ragazzi, siamo in tarda mattinata, fa un caldo pazzesco e il lago si è un po' fermato. Come al solito ci sono gli orari come questo dove fa parecchio caldo, dove le carpe non mangiano, non le vediamo, non saltano, non bollano, quindi calma piatta. Adesso speriamo di beccare un'altra fascia oraria buona e poi quella della sera. Normalmente di sera, quando va giù il sole e cambia un po' la temperatura, di solito dovrebbe essere un buon momento perché le carpe si attivino e comincino a mangiare. Però ieri sera notavo una cosa: quando ho preso la carpa, che ovviamente ho messo le mani in acqua, l'acqua era veramente calda, ma calda. Non so se questo in qualche maniera aiuti, perché era veramente tanto calda, quindi non lo so, probabilmente questo sarà uno dei motivi per cui non stiamo avendo molte partenze. Comunque ragazzi, ci proviamo, noi siamo qui per i pesci quelli grossi, perché sappiamo che ci sono, perché nelle settimane precedenti chi è stato qui sappiamo che è riuscito a fare qualche bel esemplare, perché ci sono, e speriamo di riuscire a far vedere almeno uno, almeno una di taglia, perché sono veramente belle carpe qui dentro, quindi dai, speriamo di riuscire a catturarne almeno una. Per l'angolo di Oscar, ragazzi, Oscar a lavoro, perché come vedete, mentre è in sessione lui lavora. Questo è il suo ufficio, eccolo qua,
Nulla. Il ventilatorino. Va benissimo. Mi scusi signora. E la segretaria. Il vasetto di fiori lo metto qua. Va bene qua? Va benissimo. Va bene? Benissimo. Ok. Guarda. Perfetto. E il suo gradimento? Perfetto, grazie. Perfetto. Grazie a lei. Grazie. Lavoro. PC. Sottovaso con i fiori. Ventilatore. Ma dopo lo posso regalare a mia moglie? Assolutamente sì. Dico che l'ho fatto io, sì, sì, assolutamente. Non è un problema. Assolutamente. Grazie, Max. Prego, prego, prego. Gentilissimo. Signori, Oscar, a lavoro. Ok ragazzi, pesce in canna per Cri. Cri che ci fa vedere i muscoli. Facci vedere i muscoli, Cri. Mamma! Si era appisolato, Cri. Sto stoccato, ragazzi. Si era appisolato il ragazzo, ma il Delkim l'ha svegliato. Beep, 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 beep. Ovviamente la canna, quella che ho deciso di spostare stamattina facendo un cambio tattica. Guarda che sta andando da Oscar. Sta andando da Oscar? Sì. Andiamo a svegliare anche Oscar. Cambio tattica di stamattina, è iniziato a pagare. Nell'ora più calda della giornata, quando meno te lo aspetti, mi parte. Dici, Cri, dici. Dicelo, dicelo. Che ti dico? Non so. Adesso vediamo, perché eri bello in fondo anche qui. Questa è la tua che suona, però, eh. Se parte anche la tua, siamo fregati. La doppia partenza. Big mama. Big mama for us. Vabbè, io quasi quasi chiederò a Oscar se me ne guardina lui. È un amur? De camur? Oh oh, guarda che lì ci sono i rami, Cri, eh. Forzala, perché la canna lo permette, forzala. Guarda. Bene. Vediamo. È una bella carpa, Cri. È una bella carpa, ma sta andando dove non deve. Vieni dietro di qua, Cri. La devi forzare da qua. Bella, bella regina, bella regina. Guarda le link come. Come che. Si. Ah, è bella. Dai, Oscar. Dai, Oscar. Dai, Oscar. Andi. Carpa che spacca sto caldo. Grande. Scusate. Scusate. Mamma che schiena, ragazzi. Mamma che schiena. Poi, ragazzi, adesso la mostriamo in culo, ovviamente. Aspetta. Questa. Guarda l'inneschino. No, no. Era parte dell'innesco quello, ah, qui. Questa. Era una link affondante e la mezza pop-up. Una roba del genere. Shellfish black pepper, quindi, esatto. Quindi hai fatto omino di neve. Ho fatto omino di neve. Ho fatto la stessa cosa anch'io di là prima. Ho fatto omino di neve fuori dal plateau dove tutti dicono. Ho fatto di testa mia. E ha pagato. E ha pagato. Ok. E ha pagato. Eccolo qui, ragazzi. E ha pagato. Alla mata. E stasera pago il sushi. Bene, bene. Adesso andiamo a vederla in culla, ragazzi. Ragazzi, finalmente siamo riusciti a prendere una bella carpa a Osi Ponte Molino. È una bellissima regina. Qui bravo a Max, che ha saputo pensare un attimo fuori dagli schemi. E i risultati sono questi, ragazzi. Una bella regina di Osi Ponte Molino. Che pesce, ragazzi. Mamma. Stupendo sto pesce. Veramente bello. E qui, grande Max. Grande a te.
Nuovo PD? Nuovo PD? No, no. Complimenti, grande. Bel pesce. Bravo. Bene ragazzi, adesso due foto al volo e poi la rimuttiamo nel lago. Wow. Bene ragazzi, a Cri l'onore di rilasciare questo bel petardone. Il solito gioco di squadra e via andare ragazzi. Ed è pronta per provare la caduccia. Ha fatto un bel combattimento. Ha dato filo da torcere. E se ne va. Complimenti ragazzi. Anche a te. Arrivo Oscar. Un attimo che devo muovere qua. Vieni Oscar. Grandi. Bravi, bravi, bravi. Complimenti. Complimenti a tutti. Allora ragazzi, avete visto la carpa di Cri. Vi spiego solamente in velocità il frutto di questa bella carpa. Canna calata stamattina e sono andato un po' controcorrente. Ci hanno consigliato di pescare su un plateau a 4,2 metri contro i 4,8-5 metri che c'è prima di questo plateau. E siccome ieri non ho visto risultati, stamattina ho detto faccio di testa mia, vado controcorrente, niente inneschi piccoli, quindi damboline del 10, micro bilanciate del 10-12, no, ho fatto un omino di neve con le link del 15 e una pop-up, quelle nuove, pink pine nana, quindi ho abbinato il pesce al fruttato, tutto di testa mia, proprio ho detto vado controcorrente. Sono andato a calare la canna col barchino prima del plateau, quindi a 5 metri di profondità, perché col dipper io vedevo i pesci lì, quindi non aveva senso che continuavo ad andare a calare sul plateau perché non c'erano pesci. Fatalità, è partito un bel pesce. Quindi a volte pensare con la propria testa paga di più che seguire magari dei consigli che hanno funzionato in quei giorni, ma oggi non funzionavano. Quindi si va controcorrente, si va con la testa propria, si pensa con la propria mente e i risultati possono arrivare lo stesso. Semplice air rig, senza fronzoli e con un omino di neve abbiamo fatto una 18 kg. Basta, non vi rubo altro tempo ragazzi. È partita? No. È partita? No. No! Dai! No! Scherzo, non riuscito, ragazzi. Questa me la pagate. Scherzo, non riuscito. Non vi dico quando, ma... Se n'è accorto. Maledetto. Se n'è accorto. Era là dietro. Ah, mi hai visto? Niente. Ah, gli scherzi dei Climax sono sempre i migliori. Thank you.
Allora ragazzi, coffee time, e come in tutti i coffee time bisogna dire qualcosa. Sembra quasi di essere in spiaggia davanti a un falò dove ci raccontiamo una storia horror, e invece no, l'horror non ce l'abbiamo, ma volevamo chiedere una cosa a Oscar, una cosa che non riguarda rig, terminali, sessioni epiche o roba. Una cosa che però gli hanno chiesto in tanti. Esatto, esatto. Come sei finito in corda? In poche parole, sono stato al posto giusto al momento giusto. In tante parole? Carpitali 2015, sono andato allo stand di corda, già ero un fan di corda e di mainline, e sono andato a prendere un barattolo di Banoffi, che erano le mie boilie preferite, e volevo solo sentire questo buonissimo profumo delle Banoffi, pera, caramello e banana. Quindi l'ho aperto, hanno usato, e davanti a me c'era il responsabile vendite di Corda Europa, Matteo Ibarra. E mi ha chiesto in inglese se hai bisogno, chiedi pure. Gli ho risposto in inglese e mi ha detto: come mai parli così bene l'inglese? Così gli ho raccontato la mia storia, che faccio l'università, studio marketing, eccetera, eccetera, e mi ha chiesto: ma se hai tempo e voglia, vorresti fare le traduzioni per noi, per i cataloghi? Ho detto sì, sì. E così per qualche mese ho fatto le traduzioni per corda, e mi hanno pagato in prodotti. Non in natura. Non in natura. No, ok. Non in natura, in prodotti, quindi mi è andato del budget e potevo ordinare prodotti corda, mainline, Delkin, Gu, eccetera. E dopo qualche mese mi ha chiamato e mi ha detto: Oscar, si è liberato il posto del responsabile marketing, saresti interessato, ti vogliamo invitare, che ne pensi? Mi ha detto sì, mi interessa. Così ho fatto il colloquio in un aeroporto con lui e l'amministratore delegato di Corda Europa, e il giorno dopo mi hanno dato la conferma. E lì è stato come un bambino che entra in un negozio di caramelle. Sì, sì, sì. Sei andato ad unire il tuo lavoro e la tua passione. Sì. Da agosto 2016 lavoro a tempo pieno per corda. Prima ho ancora finito l'università, quindi ho lavorato part time per corda, quindi 3 giorni a settimana, e poi sì, da agosto, penso sia stato dal 15 per agosto 2015, credo sia 2016, penso sia stato, sì, lavoro a tempo pieno per corda. Quindi ragazzi, questo ci insegna che al prossimo Carpitali saremo tutti in coda ad annusare le Banoffi. Momento giusto, posto giusto, ma un barattolo di Banoffi in mano, cioè tu devi ringraziare le Banoffi praticamente. Sì, tutti gli anni a Carpitali ringrazio Matteo. Pensate voi ragazzi, altrimenti che stavolta invece che Oscar c'era qualcuno di Nashville a fare il video se non hanno usato quel barattolo. E in corda, Oscar, cos'è che ti occupi quindi adesso? Di tutto il marketing e del team, quindi tutto quello che vedete sui social, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, sì, gestisco i ragazzi del team, pianifico insieme a Riccardo Romani il nostro camera tutti i video, anche se non sono io davanti alla videocamera, ma tutti li programmiamo insieme. E bene, hai di roba da fare, quindi sono giustificati sti 10k almeno. Tanta roba. No, non ha detto no, quindi hai, ragazzi, Banoffi annusare a Carpitali, potreste essere il nuovo Oscar Brugger. Bene, bene, bene. Quindi ragazzi, nella vita cosa ci aspetta dietro l'angolo non lo si può sapere. Sicuramente se affronti la vita con un barattolo di Banoffi in mano, qualcosa di buono può accadere. Poi ragazzi, adesso lui ovviamente adesso sta pescando qui con noi, però nel frattempo lavora, cioè quindi non è solo pesca, è molto lavoro anche, perché sono visto prima col PC, mail, quindi sei sempre... Per esempio oggi ho fatto le traduzioni dei nuovi prodotti che usciranno a fine agosto, quindi ci sono tantissime cose... Che ovviamente non ci svelerai. Tanto quando andrà online sto video, già è vero, sono già usciti, quindi... Ecco, okay. Ok, quindi inutile dirlo. Sì, ci sono tantissime cose. Bene, bene, bene. Sì. Bene ragazzi. Questo era il nostro angolo Coffee Time, dove
non c'è stata una storia horror, anzi c'è stata una bella storia e bello. Oltre ad aver capito bello cosa è Oscar in corda, abbiamo anche capito le peculiarità di Oscar, quello che non beve il caffè, ragazzi. Sì, perché lui me lo fa versare e non beve il caffè, signori. Oscar, quindi, caffè, no. Oltre a essere caffè. Pignolo, non mi beve anche il caffè. Un pochettino arrogante. Non bevo il caffè e non fumo, mai fumato, mai provato. No, e non lo proverò mai. E non bevi birra? No, quella sì. La birra la bevo, sì, quella sì. Va bene, ragazzi, noi adesso andiamo a ricalare le canne, visto che abbiamo mangiato, abbiamo bevuto il caffettino. Io e te. E ricaliamo un attimo le canne che sono da ricalare e poi aspettiamo qualche bel pescione. Ci vediamo più tardi. Ragazzi, adesso stiamo ricalando le canne. Ormai ci avviciniamo verso sera. Sto preparando un'altra parte di pastura che ho preparato. Quindi un po' di mais in scatola, perché vi ricordo che dal regolamento qui il mais, quello cotto a casa, è vietato, solo mais ad uso alimentare. Poi del pellettone da 8 mm, boiled e senza il sel, non molte perché voglio che vado a mangiare quella di innesco, e smart liquid e fioccato. Quindi adesso preparo questo bel pasturone. Adesso ti vado a prendere il fioccato, Cri. Sì, e via. E qua il buon Cri mi utilizza l'extender. Sì, ragazzi, l'abbiamo usata tutta oggi perché ci sono dei problemi qui con il dipper, con i segnali. Siamo in aperta campagna, non so cosa ci sia che va a disturbare il segnale. Quindi vi ricordate, abbiamo fatto il video del dipper. Con l'extender oggi non ci ha fatto perdere un colpo. Siamo riusciti a fare tutte le calate, a vedere in maniera precisa, costante, come state vedendo. E adesso vado a calare le tre canne. Vediamo se riesco a mettere a fuoco qui. Come vedete, ragazzi. Ok, perfetto. Bene. Tutto molto piatto. Top. Bene, ragazzi, allora è stata una partenza molto strana. Praticamente la canna ha suonato e ha fatto bip 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 bip, ferma. Dopo qualche minuto è riniziato bip bip bip, ferma. Al che ho pensato, boh, magari qualche pesce che batte contro il filo, la lascio là. Dopo un 20 minuti, mezz'ora, ho deciso che dovevo dare il giro alle canne. Vado per tirare su questa e mi sento un muro davanti. Mi sento praticamente la canna bloccata. E chi c'era? C'era lei ad aspettarmi. Una 16 kg tutta muscoli. Mamma che schiena, Cri. Adesso mi laverà, ma non importa. Ok. Oh! Che pesce, ragazzi. Che pesce. Ah! Portate pazienza, ragazzi. Questa carpa si chiama Jumpy. Questa mi dà una scodata adesso. Ok. Sì, è arrabbiata. È arrabbiata, ragazzi. Va bene. La tengo così. Ok. Ragazzi, un muro
che ha messo a dura prova veramente le canne, perché poi a un certo punto si è arrabbiata sotto riva e si è fatta sentire che pesava. Anche questa è caduta su un omino di neve con le Link e le pine nana in abbinata. Veramente un bel pesce di Osi Pontemolino. Ok ragazzi, procediamo al rilascio di questo mostro preistorico. Sono finiti in calzini, tra un po' finirò in mutande. E come prima, bip bip e poi la cattiveria. E come prima. Sono senza gimbal qui, tremucchio un po', tremarello un po'. Io te la passo così, guadino. Pompala, pompala! Mamma mia, tremo tutto, ragazzi. Sempre un brivido. Qua dobbiamo alzare la sticella, Cri, Tirami fuori una 24 almeno. No, è Big Daddy o Big Nona? Pompala perché sta andando dove non deve. E tranquillo perché c'ho i Kamakura. Non farlo andare da sotto. Eccola. Bella regimata. Sì, vecchio. E se ne va lei, e se ne va. E se ne va. E tranquillo. Tanto c'è i Kamakura qui. Dov'è Cri? Recupera un po'. Big sister questa, non è Big Mama. Oh, c'è. Ma c'è. Che partenzina, eh? Sarà una ripresa tremolante perché avevo ancora il braccio stanco dalla 16. Ragazzi, per me questo è un mio personal best, lo so che ci sono le 30 kg, ma... Stop. Lo sapete, no, cosa significa PB? Significa solo una cosa. Uno, due, tre! Grande! Personal best per Cri! Grande! Quasi che non ho ciappato mia. Dai Cri, com'è? Caldina. Nuovo regolamento il 2022. Quando si fa un PB sono due. Doppie. Così dai. Oh, hey! Vai Cri! Guarda che toro! Mamma. Tra l'altro sei anche più carino così, ti dico la verità. Dai che andiamo a rilasciarla. Il nostro nuovo personal best
si accinge al rilascio. Sì, beh, come sapete nei laghi, bene o male, non siamo mai riusciti a fare pesci importanti. Beato che è riuscito a farne 30, ma noi ragazzi, questi sono bei pesci. Ragazzi, è arrivata anche la notte, adesso andiamo a far nanna. Sì, abbiamo appena finito la live. Giornata è stata molto provante, fatto molto caldo. Sì. E adesso vediamo se di notte... Molto impegnative per voi due. Si muove qualcosa. Vediamo se di notte si muove qualcosa. E che dire? Domani sveglia presto. Domani sveglia presto, quindi vi saluteremo tra pochi secondi. A meno che. Magari vediamo un'altra cattura di Oscar, speriamo. Vediamo. Perché ormai siamo a 6, 7, 1, 8, non so. No, ho perso il conto. Dopo vediamo. Comunque dai, speriamo che si faccia vivo qualche altro pesce, ragazzi. Io sono fiducioso. Di chiudere tutto. Posizionati bene, siamo messi bene perché abbiamo sempre calato in maniera molto precisa, quindi... Io ho cambiato tutto, no, ma due canne, perché ho visto catturare Max e così ho dovuto adattare la mia tattica un po' alla tua. Beh, ci sta. E ho portato le mie canne un po' più nella tua zona, sperando che... Speriamo che passi. Se il pesce mangia di qua, ragazzi, c'è poco, c'è poco da fare. Puoi continuare a pescare dove non mangia, è inutile. Però sei stato bravo, hai osservato il lago. Grazie. Hai fatto un giro col dipper, hai trovato i pesci e hai catturato. Chapeau. Grazie, quindi... grazie Oscar, da te vale molto, quindi sono veramente contento delle tue parole. No, se, guarda, in più hai fatto una cosa che forse qui farò in pochi, perché ci hanno detto che tutti pescano molto piccolo, te hai provato una cosa omino completamente diversa, omino del 20 o del 15? Del 20. 15 più la sì. Pop-up del, sì, quindi, del 15, sì. Abbastanza grande sì, per questo contro lago, le damboline come o le microbolles del 12. Si deve pescare in questo lago. Tu l'hai provato, hai pescato molto corto. È vero, è vero. E ha funzionato alla grande. È vero. Non nel giro di poche ore hai fatto 5, 6, 7 carpe, non mi ricordo. 4, 5 avete pesci, fatto, insomma. Scusate, perché sì, voi poi, fate sì, sempre sì, una sì, noi contiamo sempre per uno, però quello che ha voluto cambiare, che ha provato a dire a cambiare anch'io, ho provato anche Oscar, Max qui, invece di pescare sullo spot dove teoricamente si dice che ha provato a stare più indietro, ha visto dove c'era il pesce, appunto, come diceva Oscar, e sono usciti i pesci che sono usciti. Detto questo, ragazzi, pesci belli. Sì, sì. Sì, veramente, almeno siamo riusciti a mostrarvi un po' di carpe belle che ci sono qua dentro. Esatto. E io nuovo PB. Nuovo PB, sì. ma voglio alzarlo sto PB perché... Madonna! In questa sessione? No, già sono molto contento, ragazzi, perché sono contento, però, insomma... La soddisfazione ci sta sempre. Tanta per me e penso anche per te. Già essere qua con Oscar Brugger è una soddisfazione, quindi per me è una soddisfazione fare una sessione con voi e spero che non sia stata la prima e ultima. Assolutamente, ne faremo altre. Assolutamente, ci organizziamo per il next year, ragazzi. Andiamo a far nanna. Buonanotte, andiamo. Speriamo che la prossima ripresa sia una partenza. Esatto, a fra poco. Ciao. Buonanotte. È una carpa, è grossa, ragazzi. La testate. Per adesso no, sento che va via e basta. Ma non riesco a fare tre giri di mulinello che subito riparte. Eccola. Combattimento tra Max e l'ipotetico siluro, ragazzi. È che deve essere tosto questo. Questo sì.
respira e molla. Lo sto trascinando praticamente. Ci siamo, eccolo. Sì. Sicuro. Sicuro. Abbiamo visto solo la coda, ragazzi. Come lo tiriamo su? Come lo tiriamo su? Tanto li facciamo arrivare qua. Ok, almeno abbiamo visto che si tratta di un siluro. Eccolo qui. Il secondo, ragazzi, per noi. Sì, per me. Vabbè, lo svaniamo in acqua, non lo tiriamo neanche fuori. Beh, ragazzi. Adesso non so. Rende poco, ma ti garantisco che è lunghino, eh. È super il metro sto qua, ma di prepotenza. Mamma. Supera il metro, forse siamo sul metro e 20, sul metro e 30. Sì, ragazzi, è bello lungo sto qua. Un treno? Treno merci? Sì. Ti credo che tirava. Siamo sul metro passato. Vabbè. Slamiamolo senza tirarlo fuori, ragazzi. Questo qui è il piccolino che si è fatto vivo. L'abbiamo slamato in acqua sopra gli erbai, adesso noi lo accompagniamo in acqua, poi si arrangia lui. Esatto. Ciao, Madonna che lungo. Sì. Bene, torniamo a nanno, ragazzi. Ragazzi, per la rubrica all'angolo di Oscar lo vediamo anche come carica la macchina, perché queste immagini di solito lui nel video non le mette mai. È vero. E invece noi niente di speciale, facciamo vedere tutto. Niente sì. Di speciale, un camion, no, ragazzi, vale, perché viaggia che... con una motrice Oscar praticamente. Come? Viaggi con una motrice perché è enorme. Guarda, lo carico sempre allo stesso modo. Lì sotto tutte queste borse ho Bettino, poi la wader bag con i waders, lì dietro c'è una utility bag con dentro il dry core, cookware bag, carrier cube, singlets, sacchetti che ora sono vuoti. Tutto di corda? Tutto di corda, tranne questo secchio qui che è della tracca, però lì dietro ci sono quelli di corda, quindi tranquillo. Se ti piacciono, lo so. Bene, questa cool bag a fine sessione, lo uso sempre la roba che da mettere nella lavastoviglie. Poi sotto tenda ombrellone, fodero da 5 canne. E poi c'è questa vasca qui dove metto sempre la roba che di solito è bagnata, però oggi purtroppo la roba è solo bagnata per umidità, non perché ho tratto qualcosa, quindi sacche e materassino sono abbastanza asciutti, quindi sì. Però giustamente quella aiuta. È un collega di lavoro, la macchina di Romagna è asciutta, la moglie è contenta, così non puzza sempre di carte. Che è una cosa da non sottovalutare. Esatto. E chi è sposato lo sapete, sa. Come sapete, non decidiamo noi, ma sempre le donne. Esatto. Normalmente. Di norma è così. Bene, ragazzi. Questo è il camion di Oscar. Lo faccio da dentro. Sì, comunque comodissimo, ragazzi. Questa è la macchina che veramente viaggi. Infatti ti spari 6-7 ore di macchina di solito. Carico più o meno quando sono a casa, ci metti la roba che puzza come il materassino, le sacche, per il resto rimane quasi sempre nel furgone. Ci manca il camion a noi, eh. Io dove mi metto? Dietro. Non ero nella vasca l'andata. Bene, ragazzi, gli ultimi. Questo era l'angolo di Oscar? Sì, l'angolo di Oscar. Il van di Oscar. Gli ultimi attimi e poi vi salutiamo. Alla! Ragazzi, sì. Anche questa avventura è terminata. Qui.
Sì. Allora, bella, parte, a parte il caldo, ragazzi, che abbiamo patito in questi due giorni, che è stato veramente assurdo. Sì, e anche ho dato metà parte del lago, praticamente. Sì, perché ha lavorato tutta la parte destra del lago. Esatto. Perché avete visto far pesce anche me, ma ovviamente le canne erano di Max. Sapete che io e lui facciamo sempre la carpa a testa, siamo un team, quindi non conta. Però, ragazzi, le sì, carpe oggi hanno scelto di mangiare solo. Ma è già successa questa roba in altri video, che mangia solamente uno spot e gli altri si vede che non erano attivi. Ovviamente, ragazzi, in questo video la cosa che ci ha fatto più piacere è stata quella di avere la compagnia di Oscar. E a me è stato un piacere fare un video con voi. Innanzitutto vorrei farvi i miei complimenti per la sessione. Grazie. Grazie. Però un'altra cosa, perché so quanto lavoro c'è dietro un video, e è stato veramente impressionante vedervi pescare, filmare, molto professionali. Siete sicuramente youtuber che fanno crawfishing più famosi in Italia, e siete un team piccolo, però quello che state facendo, quindi caricare un video ogni due settimane, che è un lavoro della Madonna, è davvero impressionante, e posso solo farvi i miei complimenti. Grazie Oscar. Grazie Oscar, questo è bello sentirselo dire, perché comunque ovviamente lui ha visto come... Vai Oscar. Noi ne facciamo un video ogni tre settimane, voi ne fate uno ogni due settimane, no? Sì. Però non è il vostro lavoro, quindi tutti e due lavorate a tempo pieno. Tutto viene sempre fatto ovviamente dopo. Sì, no, quello che state facendo è veramente assurdo. No, dicevo, quindi, grazie Oscar, questo fa più piacere del risultato della pescata, perché ovviamente la pescata sì, è andata bene, abbiamo alzato dei bei pesci. Nuovo PB, doccia per Cree, però sentirsi dire queste parole da un professionista che comunque lo fa anche lui, quindi lo fa di lavoro, sa quanto fatica c'è dietro e ci ha visto veramente come lavoriamo, quindi questo fa più piacere del risultato della pescata, sono sincero Cree. Sì. Perché magari tanti ovviamente parliamo anche a nome degli altri nostri colleghi youtuber. Certo. Non sanno tanti cosa c'è dietro a un video, non è solo pescare e la concentrazione unicamente sulla pesca, la testa deve lavorare in due vie parallele. Poi ci vuole anche un po' di fattore e poi ore e ore per montare. Sì. Per i video, correggerli. Quello poi... Ne sono noti. Sì, non finisce qua stamattina il lavoro. Perché poi c'è da rispondere ai commenti, a tutto, quindi... Sì. Ma ragazzi, noi questa cosa la facciamo molto volentieri, perché ci piace. Sì. Ci date voi sempre gli spunti per andare avanti, per fare cose nuove, per creare nuovi contenuti. Creemax, lo sapete, è un canale di informazione, lo ribadiamo sempre, è un canale di informazione. Sì, sì. Nel nostro canale, ragazzi, vedrete tutto del crawfishing. Quindi... Esatto. Ripeto, oggi da noi ci ha fatto veramente piacere avere la compagnia di Oscar, era un po' che organizzavamo questa sessione, ci siamo riusciti ragazzi. Saltata per mille imprese. Speriamo ovviamente di farne altre, speriamo di avere altre possibilità di pescare assieme. Sì, molto volentieri. In altre bellissime location che ce ne sono. E basta ragazzi. Adesso facciamo le valigie e torniamo a casa tutti. Ragazzi, vi ringrazio perché è stato un piacere per noi Oscar, e non vedo l'ora di fare la prossima sessione con voi. Ci organizziamo, veramente divertito. Va bene, l'importante è questo. Grande Max. Ciao Oscar. Te sei Max, no? Non sì, sì, Max. Sì, sì. Ce l'hai fatta, ce l'ha fatta. Fine sessione, ce l'ha. Dai, non è vero. Max. Non è vero, dai. Ragazzi, da Osi Pontemolino, Creemax, insieme a Oscar Brugger è tutto. Ci vediamo nel prossimo video, non sappiamo con chi, con che cosa, ora, dove, quando, ma noi ci saremo ragazzi, sempre più forti che mai. Ciao! Grazie! Ragazzi! Ricordatevi sempre una cosa: crederci sempre, mollare mai. Al prossimo video. Ciao! Ciao.